Bottoni ricoperti di stoffa. Abbiamo bisogno del filo, di un bottone che rimane piatto come questo, e io utilizzo questa stoffa. Ci serve un gessetto tassarto e io utilizzo questa parte della candela per tagliare in questo modo, che è più grande del bottone. Prendiamo le forbici e lo tagliamo in questo modo, così. Prendiamo del filo multifilza, molto piccoli. Modo mettere al centro il bottone e poi tirare. I punti in sbieco, incrociati, fissare il tutto in questo modo. Prendo questo il filo rosso in tinta e vado qua a fare dei punti invisibili.